Torniamo all'elenco dei libri liberali libertari, questi almeno sono quelli che ho letto io finora, e concentriamoci un po' più su quelli che hanno un maggiore taglio di tipo economico. In realtà abbiamo visto che l'analisi della società, delle libertà individuali, non può essere sganciata da quella delle libertà economiche, quindi non ha senso fare una distinzione, una separazione netta tra libri che si occupano di libertà individuali nel sociale e libri che si occupano di economia austriaca. Tuttavia esistono dei libri che hanno un taglio più filosofico, come i libri per esempio di Carlo Lottieri, quello di Humer, Il problema dell'autorità politica, e anche il libro di Hoppe, Democrazia, il Dio che ha fallito, ha un taglio abbastanza sociologico e filosofico. Anche per una nuova libertà di Rothbard ha un taglio più politico-sociologico, ma lo stesso Rothbard ha scritto dei libri invece che hanno un taglio economico, proprio a dimostrare la non separabilità di questi due aspetti. Lo stesso Birindelli nei suoi libri integra continuamente l'aspetto sociale-filosofico, quindi l'idea astratta di legge, con l'aspetto invece del libero mercato, la catallassi. Del resto Birindelli è un economista di stampo austriaco, come anche è Rothbard, che infatti, come dicevo, ha scritto libri di taglio economico. Tra questi c'è il libro Lo Stato falsario, che oggi è disponibile in una versione ampliata con il nuovo titolo Cosa ha fatto lo Stato con i nostri soldi? Sottotitolo Riprendiamoci la moneta e altri saggi anche aggiunti. Riprendiamoci la moneta, sembra un discorso di sovranità monetaria, come per dire lo Stato si riappropri della moneta, non è questo il senso. Riprendiamoci la moneta a livello individuale, ciascun individuo deve essere libero di poter utilizzare la moneta che desidera, l'oro, le criptovalute, anche il denaro dello Stato se vuole, ma deve essere il libero mercato nel suo processo di ordine spontaneo a stabilire qual è o quali sono le monete più desiderate dai singoli attori economici per realizzare gli scambi, che devono essere scambi consensuali, liberi e volontari. Leggiamo quindi la recensione, sempre sul sito della Libreria del Ponte di Bologna. Si tratta di un libro accessibile a tutti e scritto per il grande pubblico. Che cos'è la moneta e a chi deve essere in mano perché funzioni davvero. La distruzione del sistema aureo e la progressiva appropriazione della politica monetaria da parte degli stati hanno condotto il mondo ad una instabilità monetaria. Questo ha prodotto inflazione, erosione continua del potere d'acquisto delle valute, con gravi ripercussioni sulla vita economica di tutti i giorni, ciclicità, depressioni, cattiva allocazione delle risorse. La moneta ha subito secoli di ingerenze governative. Eppure, malgrado tutti questi disastri, una banca centrale e una unità cartacea mondiali, quindi un'unica moneta mondiale, emanazione di un governo unico mondiale, restano l'obiettivo finale dei leader politici di tendenza keynesiana. Se riuscissero nel loro intento, produrrebbero dei danni senza uguali, dei danni incalcolabili. L'economista e teorico libertario americano Murray Rothbard spiega in questi brillanti saggi quali gravi problemi generi il potere dei governi e delle banche di creare denaro dal nulla e offre una soluzione per tornare ad un sistema monetario sano e onesto.